Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce del cielo che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Se io esordisco dicendo «buona Epifania», voi direte che sono fuori orientamento. L'Epifania è stata alcuni giorni fa, e invece no. Buona Epifania, perché per la Santa Liturgia della Chiesa tre sono le Epifanie. Intendiamoci anche sulla parola Epifania, che significa manifestazione. La prima Epifania è quella rivolta ai magi, questi personaggi misteriosi che vengono dall'Oriente, guidati da una stella. E davanti a loro c'è questa manifestazione di Gesù come il Signore, il Re di tutti i popoli. E loro prostratisi lo adorano. E tuttavia questa manifestazione ha sì tanta luce, tanto splendore, ma in fondo chi è colui che adorano? Un bimbo sulle ginocchia della sua mamma. Tutto lì. La seconda Epifania è questa di oggi. Gesù, che come tanti pellegrini scende dal suo villaggio verso la Giudea, dove sulle rive del fiume Giovanni Battista battezza. E qui che manifestazione c'è? Un umile pellegrino, uno che viene dal profondo nord, diciamo, che però viene manifestato in una relazione sorprendente. È la rivelazione anticipata della Trinità, di questo rapporto che il Verbo, fattosi carne in Gesù, ha con il Padre, e avvolti, Padre e Verbo, dalla potenza dello Spirito Santo. E questa è la seconda grande Epifania. Al di là di quello che può essere la cronaca pia, religiosa, sulle rive di un fiume, dove si pratica un rito che è comune a tante espressioni spirituali, a tante religioni. Poi c'è la terza Epifania, è l'Epifania alle nozze di Cana. L'Evangelista Giovanni, che racconta l'episodio, sottolinea forte, è il primo dei segni che manifestano Gesù. Ed è l'Epifania, consentitemi la parola un po' tecnica, l'Epifania sacramentale. Nell'umiltà del segno, che è l'acqua, nell'umiltà del segno, che è il pane, il vino, che è l'olio, eccetera, eccetera, lì c'è la manifestazione della potenza del Signore. È bellissimo. Allora, buona Epifania. Ma concentriamoci allora sull'Epifania del battesimo. Ho detto che Gesù lascia il suo villaggio, si incammina verso la Giudea e scende al fiume. Attenzione, questo camminare di Gesù in fondo non è altro che la descrizione storica di un cammino radicale che lui ha compiuto e che compie e che compirà. Lui è il Verbo che esce dal seno del Padre
per avvicinarsi all'umanità. I medioevali dicevano Exitus a Deo e Esodo è la parola più azzeccata. Abbiamo l'acqua, ci richiama il Mar Rosso, c'è il cammino avventuroso attraverso un deserto, proprio come fa Gesù, che vive 30 anni nel nascondimento di Nazareth, si consuma nel lavoro quotidiano, poi arriverà al momento in cui dona completamente se stesso. E qui abbiamo l'exitus a sé, l'uscita da sé. È il momento dell'abbandono nelle mani del Padre, apparentemente il momento della sua sconfitta, ma solo apparentemente, perché l'amore vince. E il segno che l'amore vince è la risurrezione. Il Padre accoglie questa offerta di sé, questo amore totale che si consuma, che si offre, che si dona nella risurrezione. Allora potrei dire ancora con la teologia medioevale reditus a Deo, il ritorno a Dio. Ecco, si aprono i cieli. Giovanni Battista non vorrebbe battezzare Gesù, sa bene chi ha di fronte. Io ho bisogno di essere battezzato da te. E Giovanni vede i cieli che si aprono. Mi viene in mente quel canto bellissimo natalizio che è preso poi dal profeta Isaia. Oh, se tu squarciassi i cieli e scendessi. Ecco, i cieli si sono squarciati. Il Verbo è disceso. Permettetemi di leggere anche un altro versetto del libro della Sapienza. Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo corso, la tua parola onnipotente, il tuo Verbo, la tua parola onnipotente scese dal cielo, dal tuo trono regale, dal libro della Sapienza. Però vorrei, meditando con voi a questa pagina di Vangelo, fare tre sottolineature. Tre, semplicissime. La prima che mi ha colpito è questa parola di Gesù, lascia fare, lasciar fare al Signore. E Giovanni Battista ribadisce il Vangelo, lasciò fare a Gesù. Mi pare una parola proprio molto invitante per noi, lasciar fare a Dio. E questo lo sto pensando nella mia vita. Quante volte non ho capito quello che il Signore voleva da me? Non capivo i sentieri che mi faceva percorrere. E mi dicevano i miei educatori, lascia fare a Dio. Tu razzi, lascia che... E mi sono lasciato condurre. Ma penso anche alla Chiesa di oggi. A volte siamo un po' in ansia. Siamo un po' in ansia, almeno io. Lascia fare a Dio che sa condurre la sua Chiesa. Portiamoci via allora questa parola. Prima, lasciar fare a Dio. La seconda parola indica apparentemente una colomba. In realtà è lo Spirito che si effonde. Noi abbiamo dedicato anche in diocesi un paio d'anni a tradurre in scelte operative questo grande annuncio dello Spirito che ci avvolge. Spiritus Domini replevit orbem terrarum. Lo Spirito del Signore ha colmato tutto l'universo. E si presenta in che forma? Nella forma della colomba. Troviamo tre volte l'immagine della colomba. Nel momento della creazione, dice la Bibbia, primo capitolo della Genesi, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Ecco, mi immagino questa colomba, è un'immagine, una metafora ovviamente, che cova, per così dire, questa terra, questo sistema solare, questo universo che è gloria di Dio. I cieli narrano la gloria di Dio. Poi la colomba la troviamo nel momento in cui finisce il diluvio
e Noè vuole la prova che davvero la vita riprende, che dopo quella sciagura, quel cataclisma del diluvio universale, le piante rivivano, gli animali tornano a brulicare la terra e c'è ancora spazio per l'uomo, c'è ancora spazio per lui. E allora c'è una colomba che vola verso l'arca portando un ramoscello d'ulivo. La vita ha ripreso. Lo spirito del Signore è uno spirito datore di vita. Poi, quando troviamo la colomba, la troviamo tante volte, forse tra i libri più poetici della Bibbia, il Cantico dei Cantici, dove l'amata viene raffigurata con una colomba che è nella fenditura della roccia e spia l'amato. È un'immagine stupenda, ma io non posso non far riferimento a quella fenditura della roccia che è il costato di Cristo. È da quella ferita nel petto di Cristo che sgorga lo Spirito. Giovanni dirà che in quel momento donò lo Spirito. Attenzione, non come diciamo noi spirò, ma donò lo Spirito, la colomba nella fenditura della roccia. Poi c'è una parola, questa mattina mentre meditavo ho provato la stessa emozione dell'anno scorso, dell'anno precedente ancora, quelle tre parole formidabili pronunciate sull'uomo Gesù, che è il Verbo, ma pronunciate anche su di me, su di te che ascolti, tre parole che basterebbero da sole a mandarci in visibilio. In questo caso parlerei di non di Exodus, ma di estasi, che è l'equivalente in fondo, l'uscita da se stessi per contemplare questo mistero, e cioè figlio mio tu sei amato, tu sei motivo della mia gioia. Qui è concentrato come in una pillola tutto il mistero cristiano. Tu sei mio figlio, la parola che Dio pronuncia su di noi. E la parola che noi rivolgiamo al Padre è Padre, Abba, come diceva Gesù. E sentirci amati, e sentire che siamo motivo di gioia per qualcuno, ma qualcuno con la Q maiuscola, anzi una maiuscola infinita. Allora, buon inizio di questo anno e tanti auguri e buona settimana. Ciao!